Ed ecco qua il nostro uomo. Adesso noi lasciamo ovviamente la telecamera al nostro cameraman Giancarlo Tiritico e ci posizioniamo vicino alla V4S, perché Michele ci deve spiegare come riuscire a fare un assetto decente a Vallelunga, non tanto per me ma per Giancarlo, che vuole attentare al tuo record qua di Vallelunga, capito? Diciamo che questa qui è la moto di uno del vostro livello, cioè, nostro diciamo, livello insomma alto. Alto, grazie. Quindi lo facciamo partire, come vedete partirà in mappa sport, e di mappa sport con i controlli, siccome le condizioni della pista, veniamo dal bagnato, ieri hanno girato le macchine, così li faccio partire, siccome Vallelunga è anche molto tecnica, li faccio partire con controlli abbastanza alti, proprio per essere per aiutarli nella 5-4-2-2. Guida 5-4-2-2. A cosa corrispondono quei quattro numeri? Allora, il traction control, il controllo del wheelie, il controllo dello slide e l'engine brake. Quindi sono tutti parametri safety, okay? Ok? Non sono performanti, ma sono safety, perché la prima cosa che dobbiamo fare è metterli in sicurezza. Sono i miei. Poi sono i tuoi. Poi è chiaro che tu anche quando vai puoi, tra virgolette, cambiare, quindi spostarti nel parametro che vuoi e andarci dentro o manualmente da fermo oppure mentre vai, cambiando tutte le varie relazioni. Mentre vai, insomma, te, perché... Ma potresti farlo, perché tu, per dire, vai in sport, chiacci qui e puoi andare a modificare in giù e in su la mappa, capito? E poi vai nel ghiaione, diretto nel ghiaione. No, è una cosa che è una cosa molto utile che Ducati ha fatto in questi anni, senza che ti fermi al box, magari puoi farlo, ecco, è chiaro che devi rallentare un po' tutto. Poi se vuoi cambiare i parametri del motore, ti devi fermare, perché lo puoi fare, ma devi entrare in questo canale qui, vedi, per cambiare proprio esattamente la mappa di tutto quello che si serve. Ma diciamo che la pista si asciuga, e tu cosa consigli di fare con pista asciutta su un circuito come Vallelunga, che è un circuito molto tecnico, una prima parte molto veloce, una seconda parte molto guidata, tu cosa consigli? Allora, sicuramente devi andare a diminuire un po' gli aiuto dei controlli. Però io credo che a Vallelunga il motore sport per un amatore potrebbe già essere sufficiente col 1000. E quindi, però, l'aiuto dei controlli, cioè se tu lo abbassi da questi parametri qui, sicuramente ti può essere d'aiuto. È chiaro che poi se ti serve più motore, metti il motore full power, il motore comunque è una situazione diciamo più performante, ma che in una pista così comunque non è che è sempre migliore, ti potrebbe essere... Che differenza c'è fra il full power? È una questione di erogazione o proprio di cavalli? No, è una questione di erogazione, ma soprattutto di cavalli, cioè ti dà proprio... cioè ti gonfia tutta la progressione della manopola, quindi tutta la moto va più forte, quindi ti dà tutto, ti esprime tutto il potenziale della moto. Considera che full power per gli amatori è quasi una situazione estrema. Secondo me nemmeno al Mugello serve per un amatore. Invece motore alto, perché qui puoi fare basso, medio, alto, full power. Quindi già un motore medio con un'erogazione diciamo dynamic potrebbe essere il compromesso migliore. E qui ci sono delle staccate abbastanza impegnative, per esempio quando arrivi alla Campagnano, che tra l'altro è leggermente in discesa, o alla prima decina. Vieni dalla salita e vai leggermente in discesa. Ai Cimini. Ai Cimini è quella più difficile. È quella più difficile. L'engine braking. Allora, scaricarlo. Allora, l'engine brake è molto soggettivo, perché va molto in base a quanto fai la scalata veloce, capito? Il sistema, in base a come fai la scalata, ti devi regolare il freno motore. È chiaro che in una situazione come quella di oggi lo metti a 2, che è una via di mezzo, e funziona. Poi è chiaro che in base al commento, in base al grip della pista, puoi andare a diminuirlo o aumentarlo, hai uno step a crescere, uno step a scendere. Ma se vuoi aiutare a girare la moto, noi eravamo abituati a due tempi che non c'era niente, no? Qui invece c'è un bel freno motore. Per aiutare ad entrare in curva, a far girare la moto, tu cosa consigli?
un retrotreno più libero oppure con più engine brake? Dipende, perché se devi scorrere alla fine non ti serve un freno motore molto tirato, ma soprattutto quello che ti aiuta a far girare la moto è la posizione anche di come ti metti, perché se tu hai troppo freno motore rallenti troppo, quindi non scorri, quindi dopo acceleri da metà curva e quello non è una cosa corretta perché sbilanci la moto. Se ne hai troppo poco magari, o comunque perché tu il freno motore soprattutto per gli amatori, poi anche perché gli amatori praticamente i freni, come ti ho detto al Mugello, te vuoi far fallire la Brembo, esattamente, giusto? Non freno, rallento, perché ovvio. Se già ti aiuti con i freni credo che già quello potrebbe essere una, cioè il freno motore deve essere un supplemento alla guida quando ti serve, soprattutto per non metterti in difficoltà, però alcune volte per gli amatori diventa un limite perché non fanno scorrere la moto, quindi cioè nel caso tuo all'inizio è meglio avere un freno motore libera, tipo due tempi, leviamo tutto, domani Giancarlo leviamo il freno motore, soprattutto per cominciare a usare i freni, esatto. Ma sai, anche le pasticche costano, lì le Z4, cioè qui l'amatore c'ha anche bisogno di... Ecco, allora, già che mi è venuto in mente dei costi, no? In attesa di parlare di altri problemi tecnici, qui noi potremmo, volendo, decidere che tipo di pneumatici usare, no? La Ducati dal concessionario arriva con la Pirelli, però tu nel campione italiano corri con le Dunlop, nella MotoGP con le Michelin, e tra l'altro di allenamento anche le Michelin, esattamente, ecco, che tipo di gomme si possono usare tutte e tre, Michelin, Dunlop e Pirelli sulla V4S? Guarda, la cosa bella che è stata fatta anche in questi anni in Ducati, un'altra delle tante, vabbè, è stato fatto, sei aziendalista, dai, no, vai. No, vabbè, è che c'è il tire calibration, quindi tu in base alla gomma che decidi di montare quando esci dalla pit lane o comunque così imposti il rotolamento delle gomme, che è un sistema, basta andare a 50 all'ora ma fa tutto, sì, in automatico, e si autoritarano tutti i sistemi di controllo, traction, engine brake, tutto, quindi è una cosa che l'amatore vuole usare Michelin, Pirelli, Dunlop, qualsiasi gomma, può fare in autonomia senza l'intervento. Però rimane il fatto che le dimensioni non sono uguali, cioè ma il tire calibre, lui ti fa il diametro della gomma e quindi già in automatico, è chiaro che parliamo di sistemi diciamo molto validi e molto efficaci, però è chiaro che non è che c'è la precisione, ma funzionano benissimo e ti dico, basta vedere anche due anni fa il VDV, i tempi fatti, i tempi che facciamo in allenamento sono con queste centraline qui, sono praticamente quasi equivalenti, diciamo, i no, tempi sono cioè parliamo di dettagli ininfluenti per un amatore, quindi soprattutto a livello di sicurezza te sei sicuro. Perfetto, ci ha dato un'infarinatura, diciamo. Ma soprattutto no, domani ti aspetto in pista. Esatto, non migliorerò niente, però che soddisfazione. Poi è un mio estimatore. Beh, no? Qui vuole andare cioè, forte. Rodare freni. Tire calibration. Tire calibration, cioè. Questo è un amatore cazzuto, perché. Ma no, è un amatore che secondo me è al tuo livello. Però vuole migliorare. Però vuole migliorare. Io ho già dato. Ha capito che bisogna usare i freni e usare le gomme. Grazie Michele. Ciao ragazzi.